suo e di Reana del Royale si stringe intorno alla famiglia di Simone Fant, mentre proseguono le indagini sulla dinamica dell'accaduto per capire se c'è stata fatalità o errore umano. Ancora fortissimo il cordoglio per la scomparsa dei due alpinisti, Francesco Favilli, nato a Pordenone, e Filippo Zanin, con i tanti amici e conoscenti che ancora non si capacitano del tragico evento. La polizia ha arrestato un 31enne tunisino dopo una rissa in Via dei Leopardi, ha minacciato se stesso e un poliziotto con un coccio di vetro, ora è ai domiciliari. Questa mattina altra tappa di avvicinamento a una settimana dall'inizio della 30ª edizione di Friuli Doc, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, soddisfatti De Toni e l'assessore Venanzi. Particolare presa di posizione di Stefano Salmè, che si è presentato all'evento di Friuli Doc con la maglietta con la scritta «Io sono Friuli». Antonio Fantin si conferma campione paralimpico vincendo l'oro nel 100 stile libero e stabilendo il nuovo record dei giochi, medaglia assicurata per Giada Rossi domani in finale nel tennis tavolo. Il Parma nel mirino, a nessuno è sfuggito l'allenamento del nuovo acquisto a Isaac Toré, gigante di 2 metri e 6 centimetri. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Udine. Partiamo subito con le ultime novità sulla tragedia dell'ultraleggero a Premariacco. Proseguono le indagini da parte degli inquirenti, ma intanto parliamo delle comunità di Qualso e di Reana del Royale che si stringono intorno alla famiglia di Simone Fant, devastata dal dolore. Che cosa è successo esattamente in quegli attimi drammatici in cui l'ultraleggero su cui viaggiavano Simone Fant e Alessandra Freschette è precipitato prendendo fuoco? Proseguono parallele le due inchieste atte ad accertarlo, quella della Procura di Udine e quella dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza del Volo. Le ispezioni nell'elisuperficie di Premariacco sono state completate nella giornata di mercoledì, compreso l'esame dei resti del velivolo e la raccolta di tutte le testimonianze utili a ricostruire gli ultimi attimi di vita dei due ragazzi. È stato sentito anche il presidente della Fly & Joy, Aimaro Agostino. La prossima tappa sarà quindi quella della rimozione dei resti dell'ultraleggero. Il vento rimane l'indiziato principale ad aver causato la tragedia, con raffiche forti e improvvise che avrebbero creato condizioni di instabilità forse ingovernabili. Nelle ultime ore si sono fatte avanti anche ipotesi di errore umano, tutto al vaglio degli inquirenti. L'unica cosa certa al momento è il dolore atroce di due famiglie che non si danno pace. A Reana la comunità prova a stare vicino ai parenti stretti di Simone. È un momento difficile, difficile per la famiglia stessa, ma in realtà per tutti. Questo ragazzo non viveva attivamente la comunità, ma la sua famiglia è molto conosciuta nella frazione di Qualso, frazione dove il padre è cresciuto e dove risiedono anche i nonni del ragazzo. Quindi ieri sera, dimostrazione che ieri sera durante il rosario, la partecipazione è stata importante della comunità del Royale, ma in realtà anche delle comunità limitrofi. Lo stesso sta accadendo a Roveredo in Piano, dove si piange la 15enne Alessandra. I genitori si sono recati a Premariacco a vedere da vicino il luogo nel quale ha perso la vita la figlia, che sognava di fare la pilota e che ha trovato la morte al suo primo volo. Non ci sono ancora le date dell'ultimo saluto ai ragazzi. Per i funerali si attende il nulla osta che arriverà dopo l'autopsia. Simone Fant è stato anche un calciatore della Reanese, ad allenarlo per 3 anni mister Luigi Rossi, che ha ricordato il ragazzo e la sua passione per il volo che li univa. L'ho allenato il periodo in cui ero allenatore di Reana del Royale con la Reanese, nella categoria juniores, per 3 anni. Il ragazzo esplosivo, aveva una passione enorme, molto sacrificato nel voler ottenere dei risultati. Parla cercando di trattenere l'emozione Luigi Rossi, allenatore di Simone Fant alla Reanese una decina di anni fa, toccato dalla morte del ragazzo con cui ha condiviso non solo gli allenamenti di calcio ma anche la passione per il volo. Ho fatto parte per un po' di anni, ben 28, come tecnico delle frecce tricolori, quindi lui conosceva questa mia passione e anche il mio lavoro, e non dico che è stato spronato a intraprendere questa iniziativa di lavoro e di passione nel volo, perché anche il padre, anche lui, occupa un ruolo in aeronautica, e ero molto contento che lui avesse preso questa iniziativa, questa
continuata passione per l'attività di volo, per i voli di linea, per la scuola, per quello che era il suo modo di poter vivere in maniera personale questa passione. La notizia dell'incidente e della morte di Simone è stata uno shock per il suo ex allenatore. Un blocco immediato perché non ci credevo ovviamente che fosse stato lui a dover subire questa tragedia insieme a questa ragazza. Succedono perché anch'io molto tempo fa, anch'io il brevetto di volo ultraleggero, ho subito anch'io una situazione analoga, ma probabilmente non era il mio momento. Io me la sono cavata con una frattura alla costola e una alla schiena dorsale e ho fatto 40 giorni di busto, purtroppo per lui è andata molto ma molto diversamente. E so che quella lì è una zona molto impegnativa quando c'è molto vento, questo sì, questo lo posso dire. E la meccanica però dell'incidente, questo ovviamente non mi sento di azzardare nessuna ipotesi. Profondamente colpite anche le comunità dove i due scalatori abitavano da qualche anno. Parliamo della tragedia sulla Marmolada, in particolare San Zenone, dove i vicini non credevano alla morte di Filippo Zanin. La comunità, le comunità ricordano le due vittime di questa tragedia della montagna. Ieri non abbiamo capito bene. Lo conosceva? No, 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 guardi, lasciamo stare. No, non lo conoscevo. Eravamo qua vicini di casa, ma non personalmente tanto. Ma Qua la comunque qua la bimba villa. la conosceva, cioè giocava con un... No, no, No? no, no, no. Buongiorno, buonanotte, basta. Una brava persona. Una bellissima persona. Stupiti ed addolorati i vicini di Filippo Zanin alla notizia della morte di ieri in parete sulla Marmolada. Filippo abitava da poco meno di 2 anni con la moglie Giulia e la loro bambina in questa villetta di via Colnù a San Zenone. Nato ad Asolo 36 anni fa, ha sempre vissuto a Onè di Fonte, dove il sindaco lo ricorda così. Filippo era una persona solare, davvero ogni volta che lo incontravi con lui ti strappava sempre un sorriso. E da piccoli appunto sì, giocavamo insieme perché i nostri genitori e loro sono amici di famiglia, nonché lui è anche compagno di classe di mia sorella, quindi ho davvero dei bellissimi ricordi di lui. Francesco Favilli invece era residente in questa casa al civico 13 di via Calmoreggio a Maser. Nato 44 anni fa a Pordenone, sposato con 2 figli, si era spostato da poco sulle colline asolane dal veneziano. Fortissima la passione per la montagna come la concentrazione per l'attività in azienda che gli aveva dato poco spazio per la frequentazione con i vicini. Esperienze e spedizioni in tutto il mondo che aveva portato con sé sia nel lavoro che nei momenti liberi, in solitudine come in compagnia. Per questo sono tanti i messaggi di cordoglio postati da questa mattina sulla sua pagina Facebook, alternati al ricordo delle tante esperienze in quella montagna che lui ha tanto amato. Un tunisino di 31 anni è stato arrestato per minacce agli agenti di polizia e anche minacce di autolesionismo. Era indagato per concorso in omicidio preterintenzionale a Livorno. Prima la fuga, poi le minacce con un collo di bottiglia rotto, poi inevitabilmente l'arresto. Questa è la folle serata di un cittadino tunisino di 31 anni, Ben Nasser Amine. Tutto è cominciato con una chiamata alla polizia arrivata per un principio di rissa tra persone straniere in Viale Leopardi, tra cui il tunisino uscito di casa intorno alle 21:30 e protagonista di questa rissa partita per futili motivi. Non era lucido Amine, anzi in evidente stato di alterazione alcolica, e si è dimostrato da subito il più aggressivo e il meno collaborativo di tutti nei confronti degli agenti di polizia. Approfittando degli attimi concitati, lo stesso è riuscito a mettersi in fuga, a far perdere le sue tracce con le forze dell'ordine che lo hanno individuato però poco prima delle 23 nella zona di Piazza della Repubblica. Qui la situazione è degenerata, con il secondo tentativo di fuga andato a male. Ben Nasser Amine, però, mentre veniva bloccato dagli agenti, ha brandito un coccio di vetro e se lo è puntato prima al collo, poi indirizzato verso uno degli agenti, minacciando di compiere un omicidio-suicidio. Attimi di tensione che però ovviamente non hanno fatto indietreggiare gli agenti, bravi a immobilizzarlo e portarlo sulla volante, presa a calci dal tunisino. Sull'uomo pendeva l'obbligo di dimora a Udine perché era imputato in concorso con un suo connazionale per l'omicidio preterintenzionale del 29enne Danny Magina, che morì 2 anni fa a Livorno dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio. Il Tribunale di Firenze allora aveva disposto questo obbligo di dimora a Udine con il divieto di uscire nelle ore notturne. Per questo, mercoledì 5 settembre, il giudice Rossella Miele ha confermato l'arresto, disponendo per lui i domiciliari, in attesa di un'eventuale strategia difensiva del suo avvocato.
Arrestato in Romania uno dei due individui accusati di gestire un traffico di tabacco illegale ad Aviano in un deposito scoperto a inizio anno dalla Guardia di Finanza. È stato individuato e arrestato un cittadino rumeno considerato responsabile principale della gestione di un deposito illegale di tabacchi, deposito che era stato scoperto ad Aviano ad inizio 2024 dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale. Tutto era iniziato, come detto, ad inizio anno, quando i militari del gruppo di Pordenone avevano fermato e arrestato un trasportatore moldavo che all'interno del suo mezzo trasportava tabacco di contrabbando. Subito dopo, poi, era stato individuato il luogo di provenienza, un deposito illegale di tabacchi lavorati esteri al cui interno, stipati numerosi cartoni, avevano rinvenuto e sequestrato circa 1.000 chili di tabacco e un ingente quantitativo di materiale vario come filtri, cartine, imballaggi, tutto necessario per il confezionamento di pacchetti di sigarette di noti marchi esteri. Le indagini condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e dalla Polizia Rumena in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno hanno permesso ai finanzieri del Friuli Occidentale di ricostruire l'intera filiera commerciale del tabacco sequestrato, individuando in due cittadini rumeni i responsabili del sodalizio criminale che in Italia ne gestiva l'importazione, il confezionamento e la successiva commercializzazione. Ora il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due responsabili individuati, successivamente commutate in mandati di arresto europeo, una volta che si è accertata l'assenza nel territorio nazionale. In esecuzione di tali ordinanze, la polizia rumena è riuscita ad individuare ed arrestare uno dei due soggetti, ritenuto il vertice del sodalizio criminale, che è stato poi trasportato in Italia presso il carcere di Rebibbia, dove è stato interrogato dal magistrato inquirente. Si è tenuta oggi in Loggia del Lionello la presentazione ufficiale della 30ª edizione di Friuli Doc. La vicinanza è scontata perché Friuli Doc è un evento importantissimo per Friuli Venezia Giulia, per la nostra regione, è un punto di riferimento per il nostro territorio e per la comunità regionale. Ha raggiunto un traguardo enorme che sono i 30 anni, per il quale vanno ringraziati coloro che l'hanno ideato, l'hanno pensato, l'hanno messo in piedi, ma anche tutti coloro che ci hanno lavorato in tutti questi 30 anni per poterlo far arrivare forte e energico come oggi. La definisce scontata la Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin quando parla della vicinanza e del sostegno della Regione per la manifestazione regina del Friuli, ovvero Friuli Doc. Una vicinanza, una stima che la kermesse udinese si è guadagnata negli anni grazie al messaggio veicolato in questi decenni. Il Friuli si sparge nel mondo con la sua tradizione e i suoi sapori. Un momento irrinunciabile per chi abita la nostra regione, ma non solo, perché comunque Friuli Doc è un punto di riferimento anche nazionale e internazionale e le vie di Udine si riempiono di tantissimi turisti, di tantissime persone che vengono da altre regioni o, come capita oggi, anche da amici dall'Australia, del Fogolar Furlan di Perth, che sono venuti qui a trovarci. È la dimostrazione di come la friulanità che esprime Friuli Doc in qualche modo non ha più confini e riesce a portare al di fuori del nostro territorio quelli che sono i punti di forza della nostra regione, del nostro territorio. In particolare qui abbiamo l'enogastronomia, la capacità dei nostri produttori, dei nostri operatori economici di creare, lavorare i nostri prodotti, commercializzarli al meglio e far capire com'è ricco il Friuli Venezia Giulia di buone cose da mangiare e da bere. C'è la forza poi dell'economia regionale, perché comunque una manifestazione di questo tipo con numeri da centinaia a centinaia di migliaia di persone significa anche comunque dare un importante riscontro di indotto. E sentiamo adesso il parere di Venanzi e De Toni sulla manifestazione che sta per vedere il taglio del nastro la prossima settimana. Oltre 10 piazze, praticamente tutte le vie del centro storico coinvolte, più di 200 eventi che allieteranno la 4 giorni di Friuli Doc, numero triplicato rispetto allo scorso anno tra degustazioni, laboratori, convegni, attività sportive con il villaggio dello sport. Più di 100 stand sparsi nell'area della manifestazione, 60 concerti, di cui 4 grandi spettacoli dal vivo nel parco principale di Piazza Libertà, con Shari che aprirà le danze nel giorno dell'inaugurazione e ancora 200 artisti coinvolti, 7 palchi posizionati nelle vie del centro. Tutto questo e non solo sarà Friuli Doc 2024. Beh, è trentennale, 30 anni per un uomo e una donna, il punto di massima spinta psicofisica,
anche questo evento, 30 anni, è un bel traguardo, abbiamo voluto arricchirlo, potenziarlo, darlo ancora più significato. È una grande vetrina del Friuli, dei suoi prodotti enogastronomici, della sua cultura, del suo sport, dei suoi testimonial. Avevamo qui presenti con noi Fogolars Funland dall'Australia, di Perth, ma anche dall'Alsazia. Quindi una grande occasione per mettere insieme tradizione, futuro, partecipazione popolare. Si parla ovviamente anche del tema sicurezza, raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni, con 2.400 ore complessive impiegate per le attività legate ad essa, 6 info point dislocati lungo le vie dell'accesso, quasi 20 postazioni per i servizi pubblici e 6 erogatori di acqua potabile a disposizione del pubblico. Almeno 15 anni che si parla di sicurezza, però è chiaro che è un'attenzione particolare, non solo la si ha ma la si deve avere, perché i piani vengono condivisi chiaramente con la questura. Noi investiamo circa 66.000 euro, quasi 70, sull'implementazione della sicurezza, quindi insomma gli steward che gireranno presideranno, oltre alle forze dell'ordine che faranno il loro lavoro, presidi anche sanitari, chiaramente attenzione all'ambiente, sulla differenziazione dei rifiuti, quindi insomma c'è un grande pacchetto, una grande macchina che si muove. E adesso invece, per quanto riguarda sempre Friuli Doc, oggi ha destato particolare curiosità la presenza del consigliere comunale Stefano Salmè con una maglia con la scritta su "Io sono Friuli". Cerchiamo di capire il perché, il servizio. Durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Friuli Doc a una settimana dall'evento, sotto la loggia del Lionello non è sfuggito agli occhi di nessuno il consigliere comunale Stefano Salmè con una maglietta a dir poco particolare. Una t-shirt bianca che richiama lo slogan della regione "Io sono Friuli Venezia Giulia". Sì, ma senza la Venezia Giulia. "Io sono Friuli" vuole essere la proposta di una regione a sé stante, con Udine capoluogo, senza atteggiamenti antagonistici nei confronti di Trieste o della Venezia Giulia, ma proattivi verso il Friuli e la sua identità. Questo è quanto afferma proprio Stefano Salmè, che poi ai nostri microfoni ha dichiarato le sue intenzioni riguardo questo grido di rivendicazione del carattere friulano. "Direi che nel trentennale di Friuli Doc sarebbe giusto ritornare a parlare di una regione mai nata, che è il Friuli. Io ritengo che quel logo "Io sono Friuli Venezia Giulia" non ci rappresenta affatto, sia un po' un insulto alla nostra identità, e quindi ho voluto, con questa provocazione goliardica, rivendicare tutto questo, ma lanciare un messaggio politico, appunto, che bisogna ritornare a parlare di una regione che bisogna costituire, il Friuli". Adesso invece parliamo di sanità e del dibattito sempre molto acceso in regione sulla riorganizzazione degli ospedali, sulle liste d'attesa. Se ne è parlato oggi in Friuli in diretta con il dibattito tra i consiglieri Simona Liguori e Carlo Bolzonello. Liste d'attesa, carenze di personale, riorganizzazione ospedaliera e medicina del territorio. Su questi temi i consiglieri regionali Carlo Bolzonello e Simona Liguori, entrambi componenti della Commissione Sanità, si sono confrontati su TV12 in Friuli in diretta. "Come pensate onestamente di poter salvaguardare delle eccellenze come l'ospedale di Latisana, la chirurgia mammaria dei tumori della mammella di Latisana, la chirurgia dei tumori del colon di Latisana? Io questo lo devo ancora comprendere. Ci hai annunciato adesso che avremo un'altra riorganizzazione, quindi un'altra riforma Fedriga-Riccardi dopo quella di 5 anni fa. Onestamente non so quanto il sistema, a furia di fare a colpi di riforme o di ordini di servizio, potrà reggere. Questa è una macchina che va riorganizzata. Noi non abbiamo bisogno di una nuova riforma. Quando voi ci avete attaccato perché a luglio abbiamo dato il mandato ad Agenas perché ci fotografasse e ci tirasse fuori tutte le criticità, non volevamo che ci dicessero che siamo bravi, volevamo che ci facessero un quadro su dati standardizzati di com'è la nostra situazione. Ad un miglior accesso ai pronto soccorsi potrebbe contribuire una gestione terapeutica domiciliare di alcuni pazienti, spesso costretti a rivolgersi all'emergenza ospedaliera, quando si potrebbe evitare. Io vorrei portarmi a casa una promessa oggi, che è quella di dire il midazolam, che è il farmaco che serve per la sedazione dei pazienti in fase avanzata di malattia che non riescono a respirare, che non devono chiamare l'ambulanza per andare in ospedale, lo vogliamo dare in tutte le case della nostra regione, lo vogliamo dare in tutti i servizi di cura
cure palliative. Oh, ma questo si può anche chiedere andando direttamente dal direttore, ci sono tanti strumenti. Ma quello che a me interessa, se la politica comincia a confondersi e fare i tecnici, io sono molto preoccupato. Andiamo avanti adesso tornando ad Udine, oggi a margine di Fruidoc abbiamo chiesto aggiornamenti al vice sindaco Alessandro Venanzi sulla questione di Piazza Garibaldi. Ma chiaramente essendo inserito in un programma elettorale la risposta è sì, verrà penalizzata. L'attenzione che stiamo ponendo è un po' come dire a quel ragionamento parallelo che mette nelle condizioni a tutti di fruire della città tranquillamente come oggi effettivamente avviene vedendo i numeri. Continua a tenere banco la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi con studi e valutazioni in fase di aggiornamento. Verrà pedonalizzata, questo sì. Si ipotizzava una chiusura permanente al traffico addirittura subito con la fine di Friulidoc. Invece si arriverà probabilmente a questo obiettivo ma con un ragionamento più studiato e più calmo per permettere anche ai cittadini di abituarsi alla novità. Il suggerimento che ho condiviso con i colleghi, col sindaco, che mi sono permesso di dare è quello di anticipare alcuni lavori, per esempio mettendo le risorse a bilancio del 2025 per l'ampliamento del parco Moretti che diventerebbe il parcheggio più grande della nostra città, continuare con quel ragionamento che vede lì della Coppa in via Bassi l'utilizzo di 390 posteggi e di fatto è un nuovo parcheggio in struttura e dando risposta a quel pendolarismo che noi abbiamo in città, basta pensare che nei servizi a Udine lavorano 10.000 persone, non tutte in centro evidentemente, che però insomma dobbiamo immaginare fruiscano della nostra città e devono essere messe in condizione di arrivare il più facilmente possibile ma anche trovare parcheggio quasi subito, quindi un abbonamento giornaliero di 2 euro come avviene al Caccia, avviene al teatro e avviene al Parco Moretti per quel tipo di utenza lì. Ecco, è un percorso che va fatto assieme con grande distensione credo, ma insomma l'obiettivo è arrivare evidentemente lì. Adesso invece passiamo ad un altro argomento, quello dei consigli di quartiere partecipati. C'è stata un'assemblea, c'è stata la polemica sollevata dal consigliere Zanolla che avrebbe voluto partecipare ma non ha potuto farlo. Rosy Toffano, assessore alla sicurezza e alla partecipazione, ha risposto così. Non prosegue bene il progetto di partecipazione dei quartieri alla vita della città, sul quale sono esplose le immancabili polemiche che si intrecciano con il tema della sicurezza partecipata strettamente legato. L'assemblea per l'elezione dei delegati dei quartieri Rizzi-San Domenico dovrà essere riconvocata. L'assemblea dei consigli di quartiere partecipati dovrà essere riconvocata in quanto quella che si era iscritta come associazione all'albo appunto del comune in realtà non aveva questi requisiti. Si trattava infatti di una società sportiva che non è prevista praticamente da regolamento. Ma la polemica principale era stata sollevata dal consigliere di opposizione Michele Zanolla che aveva lamentato l'impossibilità di partecipare a quell'assemblea denunciando di essere stato respinto alla porta perché i posti disponibili nella sala erano solo 25. L'assessore ha così risposto all'esponente di Identità Civica. Ci sono state delle proteste perché era stato lanciato un messaggio sulla chat Udine Sicura. In realtà quel consiglio di quartiere era deputato esclusivamente alla elezione del coordinatore, quindi erano state invitate naturalmente le associazioni, la capienza della sala era di 25 posti e quindi sono state fatte entrare le persone per un complessivo di 25 posti. Grandi soddisfazioni arrivano da Parigi 2024, le Paralimpiadi con l'oro di Antonio Fantin che ha surclassato il suo avversario, il brasiliano Glock, stabilendo il nuovo record dei giochi paralimpici, ma si attende anche la finale di Giada Rossi nel tennis tavolo perché l'atleta di Zoppola ha conquistato la possibilità di giocarsi l'oro e lo farà domani sera. Grandi soddisfazioni arrivano dalle Paralimpiadi di Parigi, dove Antonio Fantin si è confermato campione nei 100 metri stile libero, vincendo l'oro nettamente in finale con il tempo di 1:03:12, stabilendo il nuovo record dei giochi. Per l'Italia è il 15° oro. Fantin ha sbaragliato la concorrenza, dando 2 secondi e 15 di distacco al brasiliano Glock, arrivato secondo.
Altro successo è la certezza di una medaglia per Giada Rossi, che ha conquistato la finale del tennis tavolo. Per l'atleta di Zoppola una grande soddisfazione che arriva dopo l'eliminazione nella competizione di doppio. Per Giada, testa di serie numero 2, sarà la prima finale paralimpica per l'oro, dopo i bronzi conquistati a Rio e a Tokyo. La finale è in programma venerdì 6 settembre alle 18 contro la cinese Liu Ying, testa di serie numero 3. E allora, prima di mostrarvi la sintesi con le principali azioni, i gol della partita amichevole tra Udinese e Koper, apriamo la pagina sportiva però con un focus sull'ultimo arrivato in ordine di tempo dal mercato, e cioè il difensore Touré. Un difensore molto alto, fisicamente prestante, che dunque si mette subito a disposizione del tecnico, ha iniziato gli allenamenti. La sessione di mercato estiva ha visto nelle ultime ore la partenza di Nequen Perez verso il Porto, cessione ineluttabile, arrivata anche su sollecitazione importante da parte del ragazzo classe 2000. Allettato dall'offerta lusitana è ormai sentitosi arrivato a fine ciclo, a Udine dove è cresciuto tanto e anche guadagnato la nazionale albiceleste. Costa Runjajić nell'immediatezza della partita contro il Como ha valorizzato e sfruttato alla grande le risorse interne, con un Christian Cabasele apparso nella sua versione migliore, sostituito poi da un Christensen finalmente ristabilito dagli acciacchi che lo hanno condizionato nel ritiro austriaco. Anche il danese, seppure per pochi minuti, si è confermato presenza affidabile nel pacchetto arretrato bianconero. Sul mercato però l'Udinese ha trovato il giocatore perfetto per completare il reparto difensivo, nel quale non va dimenticato anche il talentuoso classe 2008 Matteo Palma. Si tratta di Isaac Touré, difensore nato a Gonesse il 28 marzo 2003. Cresciuto nel vivaio del Le Havre, si fa notare subito per la sua struttura fisica. Gioca nella seconda squadra, poi nella prima, esordendo tra i professionisti con la maglia blu-azzurra. Altezza sopra la media, con 206 cm a renderlo il giocatore di movimento più alto d'Europa, è attualmente il giocatore più alto di tutta la storia della Serie A, che a soli 19 anni gli vale la chiamata del Marsiglia. Dopo un prestito all'Auxerre viene acquistato dal Lorient prima del prestito all'Udinese di quest'estate. Udinese che ha scelto la via del prestito secco per evitare le tempistiche stringenti dell'ultimo giorno di mercato, ma che potrà ridiscutere un passaggio a titolo definitivo la prossima estate con i francesi. Touré risponde al profilo che serviva in rosa, perché è un difensore di piede mancino in un reparto dove c'era solo Ebossé, che non è considerabile a tutti gli effetti un titolare, e non a caso li sta giocando Giannetti. Struttura incredibile, abbiamo detto, ma nonostante questa ha una buonissima progressione sullo scatto lungo. Touré è forte, può giocare benissimo nella difesa 3 grazie alla bravura nella posizione e nella marcatura. Eccellente nel gioco aereo, si fa sentire anche con la pressione sull'attaccante avversario e sull'anticipo. Sempre alla faccia dell'altezza, Touré sa impostare bene il gioco con lanci lunghi praticamente mai sballati. Può essere un fattore nei gol da piazzato, anche se la curiosità vuole che i suoi 2 gol fatti in Ligue 1 siano stati realizzati di piede. Ha enormi margini di miglioramento con il suo valore e l'affidabilità che crescerà con l'esperienza. Arriva a Udine per prendersi il posto come terzo difensore di sinistra, con Runjajić che ha già iniziato a lavorare forte con lui. Infine, Isaac arricchisce la batteria di giganti dell'Udinese, considerati i 202 cm di Lucca, la barriera che possono costituire sui calci d'angolo contro e le punizioni è un'arma della prossima Udinese da non sottovalutare. E chiudiamo con la sintesi sulla gara amichevole tra Udinese e Koper. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara, come avrete notato nella formazione bianconera spicca l'esordio di Touré, si parte ora. È cominciata Koper Udinese, mettetevi comodi perché ci si può divertire. Non ci sono in palio i 3 punti, ma ci sono molti, molti, molti spunti. Adesso, dopo la spiegazione del direttore di gara, si può andare. Batte corto per Osaraga, per Ekelenkamp. Di nuovo l'ex Atletica Bilbao si sposta pallone sul mancino. Il traversone di testa Touré, di testa Cabasele. Ma c'è fuori gioco, ma c'è fuori gioco. Annullato il gol a Cabasele, si resta sullo 0-0. Si rifugia di nuovo da Ekelenkamp, che gira per Cabasele. Camara ruota dalla parte giusta ed è bello anche l'assist per Davis. Palla fuori, che occasione per Kenan Davis, che era andato via bene sul filo del fuorigioco, si è dovuto allargare con la propria traiettoria di corsa. Lob veramente a centimetri dall'1-0 l'Udinese. 2 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo. Ora palla per Iker Bravo, occhio all'occasione per l'Udinese. Iker Bravo, dorme la difesa slovena sul tiro di Iker Bravo, parato da Bash, la ributta in porta
Kenan Davis, che fa 1-0 per l'Udinese. Invece è stata segnata ai friulani Camara. Finisce qua, dopo un minuto e mezzo di recupero, il primo tempo. Si riparte, è cominciato il secondo tempo con l'Udinese che prova subito ad andare offensiva, a battere in avanti per Mihajlovic. Va via Mihajlovic a Camara, palla bassa, occhio perché non è male. Il tiro di Buric, la parata di Padelli e poi salva quasi sulla linea Cabasele. Palla dentro, occhio perché è tutto buono e c'è il pareggio del Koper con Jovanovic. Da quella parte l'Udinese sta soffrendo. Che allarga sulla destra per Esibue, si butta dentro il numero 10 francese. La palla è ottima per Toven, dentro Lucca la spara alle stelle. Occasione clamorosa per l'Udinese su una splendida azione orchestrata da Brenner. Toven Esibue tira malissimo il numero 17 dell'Udinese. Finisce qua la partita che ha regalato due gol, uno nel primo tempo, quello dell'Udinese, del vantaggio bianco-nero firmato Kenan Davis, e poi quello nella ripresa del Koper che ha pareggiato al 62esimo con Jovanovic. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.